fortuna siamo in ospedale, perché mi sono infilato un bottiglione. Qui dentro. Vieni, vieni. Ragazzi, benvenuti. Siete nel posto giusto anche voi se avete avuto un incidente col bottiglione, perché oggi siamo nell'Hospital Experience. Passeremo una notte nell'ospedale abbandonato e succederanno cose. Ma quindi è horror. Che horror. No, ma gli ospedali horror sono guarda, la cosa peggiore. Pauroso come il buco del... che? Che? Ha fatto un rumore strano. Ma sbema, piantala, fanfalone. Oh, siamo tutti infermieri. Siamo degli infermieri, che carini. Allora, vediamo un po' che cosa dobbiamo fare. Che cosa c'è qui? Aspetta un attimo. Gli ho fatto il jumpscare a lui, gliel'ho comprato, gliel'ho fatto. Non capivo, diciamo, perché sto urlando. Non è vero. Questo qui lo puoi fare solo a uno, una volta. Di nuovo, hai fatto benissimo. Vabbè, me lo tengo da parte, dai, una volta, uno così, giusto per tenercelo. Lion! Ma guarda qua, ci sono delle suppostoie da mettere nelle mie schifo! Come no? No, c'è il telefono. Adesso ci dicono che cosa dobbiamo fare. Pronto? Ah, parla pure. Benvenuto, ma parla dal bagno questo signore, che fastidio. Benvenuto e congratulazioni per aver ottenuto un lavoro qui. Ma quanto dà fastidio, porca miseria, signore. I pazienti arriveranno presto, il tuo compito è di aiutarli dandogli quello che chiedono. Ma è notte, signore, non arriverà nessuno, speriamo. Ma perché notte. Siamo qui nel pronto intervento, capito? Arrivano quelli d'urgenza, tipo coi bottiglioni e le supposte. Con i bottiglioni. Avevo bisogno io, scusa. Vuole la medicina. Medicina 2, perché gli fa male. Ha mangiato il cioccolato scaduto. Gli è venuto il cagarone. Mannaggia, dai la tu, dottor Lion. Certamente. Medicina 2 per lo cagarone del signore. Eccola che qua. Che schifo. Prego. Ma non ha pagato. Non si paga qui, eh. Abbiamo un sistema sanitario nazionale. Oh, ma guarda, ma gli è perso. Vedi qua. Guarda, Anna, ha preso la pillola. Parla bene, Anna, però come posso definire quello che ha fatto qua per terra senza essere volgare? È spiccettato per terra. È così, Anna. Peggio, come ha fatto lui? Peggio. A scagamer. Vedi che non è possibile dirlo in maniera pulita. Ha proprio fatto di tutto per terra, Allora ci serve uno scopettone per pulire il cacarone del signore di prima. Eccolo qua, questo qua. Schifo! Lo prendo anch'io, lo scopettone. Ehi! Ma lo permettere? Alzare, ti spezzo, in due. Ti sputo. Poi, dopo. A me Lion non serve, posso farlo con la lingua. Va bene, vuoi. Leccami tutte queste palle di umido. Sì, che schifo. Va bene, supporto logistico. Basta, stai zitto. Ecco qua, ho finito di pulire tutto quanto. Che paura! Che paura, ma sta gente! Buongiorno! Che cosa le fa male? Non ho capito. Ha detto che gli fa male la gola! Deve... Cosa hai fatto? Hai urlato troppo! No, secondo me questo qui. Non dirlo! Assutto la cannuccia troppo grande, assutto! Adesso te la prendo un attimo! La medicina 3. Chi è questa? Anna! No, Anna, sono qui! Cuccia ferma! Oh. Vedi! Jumpscare! Come cattivo. I francesi, ragazzi! Sì, la gola, la gola, la gola! Ti è piaciuto, Anna? No, che non mi è piaciuto! Te lo fai piacere, molto bello! Tenga, signore, la sua gola sarà come nuova quando avrà assunto questa supposta qui per gola! Ah, chi è? Oh, il telegiornale! Notizie emergenti. Diversi residenti del posto hanno riferito di aver visto un'entità misteriosa e sconosciuta. Moriremo tutti! Sembra pericoloso. E se hai visto questa entità devi chiamare il 911 immediatamente. Questi incidenti peggiorano solo. Ma che cacchio. Spero che non diventi come quando siamo in cappeggio. Ma che stai a dire, brutto schifoso? Ma cosa parli così male? Sono pazzo. Ma adesso c'è un tipo. C'è un cliente, ragazzi. Vado a vedere. Chi è? Ah, questo Man in Black.
My head hurts, give me medicine. Sì, signore, ma fa male la testa? Non si preoccupi neanche un po', medicina 1. Sì, ho capito, adesso gliela diamo. Ma come si assume la medicina 1? Adesso la faccio vedere a stregato, stregato. Ma fa vedere. Così. Costano estremamente poco. Efficace. Costano poco questi jumpscare, quindi... Oh, ma qualcuno dovrebbe farlo a me comunque, io la dico lì. Perché secondo me dovrei vedere... Oh, è molto brutto, Anna. Ma guarda, pezzo di... Che è stato? È stato stregato. Ce l'avevo già pronto da prima. Miserabile, non ho fatto aspettavo in tempo a solo che tu lo facessi a me. Va bene, prima o poi ci saranno cose da shoppare che costeranno molti soldi. E io ti potrò pulire. Tipo le donazioni. Allora dice. Ah, un altro che gli fa male la gola. Ah, quale vuole per la gola? La 3. La 3, eccola qui, una bella pillolona. Ma qual ma è lo che... sa che lei è veramente il miglior medico del pronto intervento? Grazie. Sì, ho capito. Stia zitto, ci sto. Ho capito, un attimo. Che stavo itando alla infermierona. Però sei orribile, Anna, se quella è noi. Cioè, ma sei co... visto? Non si può guardare. È colpa mia. Vabbè. No. Vabbè. Cosa? Oh. Anna! Scrofa! No! Così impari a dirmi che sono brutta. Beh, sei brutta, se hai l'aspetto uguale a noi è brutto, non è che sei brutta te. Sì. Ho paura del controllo della prostata. No, non so. Perché? Cioè, che se ne frega? Cosa vuol dire? A parte è giusto farlo per prevenzione oltre una certa età. Tuttavia... Andiamo in ambulatorio, sono pronto. No, non devi farlo tu. Deve farlo come un medico specializzato. Ho sentito lo schiocco di guanti. Stre, ma come ti permetti? Io non lo so, Ma pure se non torno più a casa. Magari. Oh, no! Ragazzi, ci sono gli scarafaggi in bagno. Che schifo. Con che li ammazziamo? A mano. A mano? Calpestandoli con la scopa forse. Ah no, a mano li mangiamo. Ok. Ma che schifo. Ricchi di proteine sono. Sì, sanno di pollo. No, spostati. Ah. Che è successo? No. Anna! Lion! Devi parlare, devi dire quello che... Che è successo? Qualcosa si è schiantato davanti alla finestra! Aggiustiamola prima che il capo lo vede! Oh sì! Lo facciamo subito, Anna, non ti preoccupare. Chiudo la finestra! Cosa si è schiantato? Ah, chi è stato? Chi è stato? Dalla finestra, jumpscare! Aggiusta la finestra. Per lui non è divertente! No. Aggiusta la finestra. Sparisci adesso, vai via! Così ti impari! Guerra di jumpscare, ragazzi, non sia mai che io mi ritiri! Basta, basta, basta! Non a te! A nessuno! Cliente. A nessuno più! Che cosa vuole il signore? Oh. La medicina 1! Ma mi devo arrabbiare? No! No! Anna! Perché Anna? Perché Anna? Perché sei lenta come un cammello morto, Anna. Ma tu sei figlio del vetraio? No, perché erano finite le medicine, allora le stavo facendo. Spostati! Scusa! Dai, che c'è lui che si sta lamentando continuamente. Venga, bell'uomo, se la inficchi tutta quanta dove deve, insomma. Dove va questo tipo di medicina? C'è qualcun altro? Oddio, un altro cliente! È arrivato Alex! Sempre la gola. Chissà come mai. Perché mangi troppo, non mastichi bene. Vero, ingozzo. Ti ingozzi. Ma non fai neanche gli incartamenti da cibo. Beh, Alex, sei terribile, sei un idiota. Non bisogna fare così. No, perché urlate? Anna, per tutte le miserie, Anna! Cosa? Oh, allora, se mi chiami un'altra volta. Anna. Che bel nome! Non comprare jumpscare, Non ti permettere. Lo sta comprando? Anna, non ti permettere. Medicina 1, gliela porto subito, buon signore. Ma peccato, abbiamo capito chi ci ha rotto la finestra. Era il mostro, ma ancora non è... No, ragazzi, voi non avete capito cosa ha fatto quella deficiente di Anna. Che cosa ha fatto? E non è venuta di lato da me, mi ha fatto prendere uno spavento nella vita reale. E voleva fare di peggio, voleva tirare un grido, secondo me. No! Io non ho parole, ragazzi. Cioè, vedete, non vi dovete fidare di nessuno. Perché... è andata bene che il peluscione era lontano. Voleva tirarmi un peluscione e farmi morire di infarto, ragazzi. Madonna. Non facciamolo. La gola gli fa male, medicina 3. Ma tutti la gola, ma copritevi una sciarpina. C'è un'epidemia di mal di gola in questa zona, Prego, se la ingozzi ben bene, buon uomo, e vada a casa a riposarsi.
Il riposo, diceva la nonna. Bevo molto caldo, mi raccomando. È la migliore medicina. Ah, dovremmo buttare la monnezza, Alex. Portati fuori. Ryan, non sono io la monnezza e se vado fuori muorino. Che peccato sarebbe. Lasciamolo andare da solo. Sarebbe veramente bruttissimo, eh. Mi auguro che tu... Ti accompagniamo, dottor Ryan. Non ti preoccupare, non andrai da solo là fuori. È buino, paura. È buino, è buino. Oh, buio. È buino, è buino. No, aspetta, rientriamo, rientriamo un attimo. Guarda, rientriamo la strada prima di attraversare. Non ho jumpscare più? No, è finito. Ho provato a farne uno a stregato. Ma... Ah, ci hai provato, mi hai detto non più. Lo so, ma ce l'avevo in canna. Ma se vuoi sapere che ci fa un ospedale in mezzo al niente. Che cos'era? Oddio, ho visto qualcuno che entrava nell'ospedale. Moriremo, moriremo. È un cliente. Che c'ha la medicina del mal di testa. Ma dai, ragazzi, siamo qui per servire. No, non possiamo avere paura delle persone. Comunque è sempre lo stesso che arriva, Ho paura, Lion, stringiamoci forte. Il notiziario! Allora, no! I cittadini segnalano che questa entità misteriosa continua a terrorizzare le persone. Ah, pazzesco. Molti incidenti omicidiari sono stati legati a questo mostro, è aggressivo. Attenzione, ragazzi, non dobbiamo avvicinare. Ma sei te! Sei te che stai continuando a spaventare la popolazione! Non è vero, sei te! Non è vero. Medicina 2. Stai zitto. Stregato, sei un imbecille. Ti odiano tutti. Chi odia Stregato scriva io nei commenti. E io, noi io, lo io, diciamo a voce. Scrivere. Io scrivo io. Stregato lo odiano tutti. È antipatico come. Va bene, poverino. Bisogna censurare. Abbiamo detto una brutta parola. Porca miseria, non si possono dire neanche i nomi delle malattie. Vabbè. Male di gola? Ci penso io, bell'uomo. Questa verde è per te. Eccola qui. Tracannala. Thanks. Sempre i tre soliti, comunque, vengono tre persone che... Oh, Lion! Hanno spaccato il vetro! Di nuovo! Infami! E hanno pure cagato in terra. Io so far spazzare bene! Fallo fare a me! No! Ah, serve l'altro scopettone, però, per questo... Prendiamo l'altro! Io posso fare sempre con la lingua, se vuoi! Sì, supporta! Ma sono vetri! Non sono vetri! Non sono vetri! Sono cartacce, materiale biologico, sporcizia, caccole! Schifo! Defecazioni! Incredibile! È così, sputazzi! Prima passa Lion e poi Alex pulisce! Alex, lava bene in terra, Sì! Bravo, attenzione! Dai, idrovora! Bravissimo! Stregato, dagli il cambio, porco! Molto... Stregato, così non assorbirai lo sporco ostinato! Bravo, bravo! A posto, abbiamo pulito bene! Una... Sempre... basta, sta gola! Oh, ma... se sporchi un'altra volta, mannaggia te! Ma fate qualcosa, fatevi la tisana col miele. Anna, cosa gli possiamo consigliare per la gola di naturale? Un bel tè, limone, miele, caldo caldo, ecco. E passa la paura. Oh, oppure un poco di Ma perché? Ma perché? Scrivete, servitori. Questa cosa è peggio di un jumpscare comunque. Ecco qui, arrivederci, grazie. Ma lei, ma ho una domanda. Ma per i miei vari problemi, stai zitto, c'è una medicina zitto, che... Quello parlare. Era un uccello? No, era Stregato. Dobbiamo andare a vedere. Era Stregato che parlava come un uccello. Ma cosa fai, l'uccello? Peccato. Non sei un... L'uccellino è morto. No. Ma è un corvo. L'hai preso in mano. Lo dobbiamo buttare. Che schifo. No, che cosa orribile. No, nel cesso. No. No! No, non la dobbiamo buttare nel cesso. Dobbiamo buttare nel vicolo. Oh, venite, Io sono accanto a te. Qui. No, è troppo buio. Mica ma è buio, siamo buio, ragazzi. Il vicolo più buio non c'è. Era un altro. È andato. Fermi, devo buttare l'uccello. Ecco, andiamo, torniamo. Ma cos'è che hai visto? C'era il mostro! La mia testa! Ma quello c'è uno che sta chiedendo la medicina a te! Cavolo! Possiamo ma noi! Ma non ha capito che qua abbiamo i corvi morti e la gente brutta! Buon uomo! È possibile, tos! Chi se ne frega della sua testa! Che rottura di palle! Ma poi avvenissero più persone almeno! Notte 3! Non puoi spaventarti per la notte 3! È improvviso, certo che mi spavento! Che faccia di c***o!
che ho visto. Che brutto, era Alex quello. Ragazzi miei, ma siamo tutti uguali. Cosa ho in mano? La miglior medicina per la noia, la tristezza e la mancanza di eroismo. Le storie da eroi, il nostro nuovo libro fumetti. Perché dovete preferirlo a ogni altro libro? Ve lo dico subito, perché la storia che c'è raccontata qua dentro l'ho inventata io con il vostro supporto, con i commenti nel corso di tutta la Failcraft. Quindi, mi raccomando, compratevi le storie da eroi. In tutte le librerie d'Italia, su Amazon, mandate la nonna a prendere le storie da eroi. Cosa vuole il signore? La medicina 2! Per il pancino! Grazie Alex, stregato. Prego. Sei un lurido inutile figlio di... No, 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 no! Ho capito, scusami! Figlio di buona madre, perché non è colpa della tua mamma. Tua mamma è una buona donna, tu no. Tu sei un cattivo, bello, sei una però. Mela marcia, sei la mela marcia della famiglia. Sono la pedalera! Questo non è... Oh, però bisogna che te la calmata, che urli ogni due secondi! No, ma c'ha ragione, perché questo qui non è uno dei nostri soliti clienti. Lion, prima di tagliare la medicina, compra la pistola! Ma è costosa. Ma gli fa male la testa, poverino. Aspetta. Tutti devono essere curati. Questa è economica, un solo proiettile c'ha. Non sprecarlo su di noi. Ok. Medicina 1 per il signore. Glielo dai tu, io ho paura. Ecco a lei. Thanks. No, forse ci siamo sbagliati. Era garbato ed educato. Alex, oh. Alex, stai zitto. Sembra che abbiamo un'infestazione di grazie, quella sì. È la tua faccia? Cerchiamo di sbarazzarci no, di no. loro. Ha fatto bene, perché io ero impegnato a riprendere l'idiota infame più stupido del mondo. Ma era la mia voce quella. No, era la mia, Anna. No, era la mia. Era la tua. Sì. E allora sei stata brutta e vecchia, perché dovevi partire prima però, ma sei scemo, ma no. Stavi riprendendo Alex. Hai ragione, aspetta, cosa c'è qua? C'è qualcosa nell'angolo da comprare qua, ho visto, È pieno di tapirattosi però. Aspetta un attimo, questo qua, cos'è questo? È un potenziamento, ragazzi, per essere immortali. Oh, che bello, facci vedere. Passa, ti prego pure, se no. Ah, solo Alex, ma c'era scritto che tutto. Che bel potenziamento. Ma c'era scritto tutti. Ma è un inganno, è un inghippo questa modalità. C'era scritto che avrei spaventato tutti, ho spaventato solo Alex. E truffano sempre. Ma porca miseria, oh vabbè, mangio i topi. Ciapali topi. Ecco qua, questi sono molto buoni. Ma li buoni. Metti tutti nei pantaloni e poi li liberi fuori? No, li mangio. Oh, che schifo. Sono molto buoni. Finiti? Oh, è arrivato il signore. Mal di testa, medicina 1. Buongiorno, è sempre il solito questo, medicina 1, tenga. Se la mangi, però mi sto rompendo le palle, voglio andare a casa. Non è possibile, quanti clienti dobbiamo ancora soddisfare prima che finisca il nostro stupido turno, Ma abbiamo soddisfatti tipo minimo 100 clienti, del giornale. L'entità, abbiamo capito, però l'entità, se dovesse venisse, perché non è possibile, siamo due ore che aspettiamo che arriva e non arriva. Molti omicidi, va bene. Ma no, qua non ha fatto nulla. Allora viene, ammazzasse questi che vengono qua tutti i giorni. Tanto ogni momento. Chi è questa? Un'altra cliente diversa. Una signorina nuova. Ma vuole la solita. Medicina 2 per il mal di pancino. Ah, che rottura di balle, Tenga la medicina 2. Ma almeno lei sorride, è la prima. Guarda quanto è felice di avere il mal di pancino. Tenga, ecco qua. Ha mangiato la pizza, si vede dalla maglietta, ecco. Lion, sento una vibrazione nelle chiappe, oh, davvero. Si sentono degli urletti da fuori, in effetti, Però non arriva nessuno. Io continuo arriverà a andare. Arriverà Lion, lo sento sempre più vicino. Se finisce la modalità e non ci becchiamo almeno un inseguimento dove io posso sparare con la mia pistola al mostro, mi arrabbio, perché ho pagato. Ma vogliamo provare a uscire? No, sarebbe... No. Esci tu. Non esco. No. Cos'è stato questo suono? Chissà che è stato. Veniva dalla stanza di fronte. Oh. No, non aprire. Cos'è? C'è scritto corri. Dove? Sulle pareti. Lion. Dove corriamo? Che famo? Non lo so, io pulisco le pareti. Vabbè, giusto. Scusa, c'è una torcia qui. Cioè, non è che qualcuno qua deve arrivare a permettersi di rompere e sporcare la mia stanza. Ma infatti, noi stiamo lavorando qua. Che cosa è stato? No, è stato un rumore fuori, sicuro. Andiamo con la torcia fuori a vedere cosa è successo. Ah, c'era il signore. Perché è sempre presente questo signore, Il mio stomaco fa male.
Porca miseria, non ma è questo il non sente niente! Ma che è il momento di venire, c'è ma un mostro. Ma lui di solito non aveva il mal di testa, perché adesso c'ha il mal di pancia? Ha cambiato, adesso gli va di avere il mal di pancia. Arrivederci, ma vogliamo andare un'occhiata fuori, perché secondo me... Andiamo, ci stiamo anche la torcia! Ma qua continuano a chiedere cose. Medicina. Possiamo chiudere, vi prego! Oh, a noi è stato detto di correre, noi stiamo continuando a fare il nostro lavoro, ma andrà a finire bene? Non è che dovremmo correre via adesso! Secondo me qua si decide il finale. Oh, signorina, della pizza! Quale vuole, la due? Venga, signorina. Chiedono sempre le stesse cose, poi! Prenda, se la porti a casa. Secondo me questo non è un posto reale, è tipo tutto un inghippo. Sembra che la luce sia andata via. Perché dobbiamo hai urlato? Prendere... Ma c'era un urlo nelle tue linee di dialogo. C'era proprio scritto brutto stupido che non sei la altro. La torcia, dobbiamo prendere la torcia. Lei sono tu, Lion, vai dritto. Alex, sono molto arrabbiato io, Scusa? Cioè, letteralmente c'era scritto quello che dovevi dire. Tu cosa fai? Fai i versi, Non volevo, te lo giuro. Lion, non andare da solo, Lion. Lion è di fuori. Io ti tengo stretto. Andiamo, senza coraggio e con paura, ma... Ma infatti ci abbiamo paura e non abbiamo coraggio. Brava, brava, però andiamo lo stesso, ecco. Venite. No, Lion, mi sto cacando. Lion! Lion ha paura! Detto che è vicino! Ma perché è così lontano? È il generatore, lo mettono sempre un po' fuori perché fa rumore, ecco, eccolo qua però, Mo ci inseguono! Lo riattivo, ci vuole un po', quindi proteggetemi le spalle, Lion! E come? Con cosa? Lion, il cuore batte forte! Anche il mio, ma non e per te! Lion, buio! Ecco, fatto, Cos'è? È qui! Dove? Dov'è? Scappa, scappa! È dietro di voi! Lo sparo, lo sparo! Ammazzato, stregato! No, non so più dove devo andare. Corri, nell'ospedale! Santo Iddio, santo Iddio, santo Iddio! Nell'ospedale! Siamo rimasti a te! Dove è Anna? Dov'è Anna? È morta! Anna! No! Che cos'era stato? Che cos'è quella cosa? Non voglio restare con te! No! Ho usato il mio colpo per sparare ad Alex, non mi interessa! Ma sei solo! Ma non potete shoppare per tornare? No! Va bene. Perché ho ucciso anche Alex? Infatti, non lo so neanche io! Ma perché non voglio stare da solo con te? Tu fai le avance, sei terribile! Ho capito, fai schifo. Ma meglio stare con me che da solo! Meglio da solo. Notte 4, ragazzi miei, attenzione! Vai che ce la puoi fare! Sei bravissimo, sei grandioso! Grazie! Magari stavolta scappa! Chi? Tu? Perché non... Stai zitto, cretino! Bene. Ma non ti vergogno, ma poi cosa fai? Ti piangi addosso? Ma ditene quattro. No, ma brutto infame stai, fai schifo, tu sei morto per primo perché non serve niente. Ditene altre due, già, giusto per completare l'opera. Sei infame schifoso. No, infame l'hai già detto, l'hai già detto. Un po' di originalità, Voglio riparlare delle bottiglie da qualche parte. No, non vogliamo riparlare delle bottiglie. E Anna, tu perché sei morta? Ditene un po' quattro. Perché? Allora io... Cosa fai? Cos'era? Sei Daffy Duck? Parla bene, ditene quattro. È stato terribile. Ci credo. Non ti vedevo. E a un certo punto non ho visto niente. Qualcuno ha fatto e io mi sono tolto dall'abitimo. Sì, abbiamo capito tutto. Cosa vuole il signore? La medicina 2, d'accordo. Ma tanto io rimarrò qui a lavorare e non ho paura di niente. Ecco e qui. C'è qualcuno che può battere quel mostro? Sei tu, Lion! Il sommo coraggioso dell'ospedale, chi è? La gola? Ma che stai a dire, mamma mia? Cosa stai dicendo? Ma cosa stai dicendo, idiota? Ti sto facendo il tipo, però ditene quattro veramente brutte adesso. Lo sai che tua madre non ti ha mai voluto! Ti aveva attenzione! Abbandonato, ma... Ora è sicuro, l'entità è sparita, non è vero mai. Ti sta ingannando di brutto! È una bugia, ragazzi, non crediamoci! Non è più una minaccia, puoi vagare come vuoi. Io non mi fiderei. È tutta una trappola! Non vagare, Lion, nasconditi il più possibile, ti prego! Posso vagare? Io non lo so se posso vagare, do un'occhiata, ma... qui non c'è niente. Io non vagherei tanto, te lo Fai dico. Stai attento. Ma in effetti però non farti sturare, per favore. Non sembra che ci sia nessuno, nel circondario.
Se vuole medicina 2. Vabbè, proviamo a continuare. Fuori non esco da solo perché non c'ho fiducia. Chissà mai che mi stanno dicendo una bugia. Ma fuori c'era un'ambulanza. Non puoi prenderla e scappare via? Qualcuno mi ha rotto di nuovo il vetro. No, di nuovo. Brutto infame, ti vuole entrare dentro. Oh, l'ho visto di nuovo. Ha rovesciato tutto. Pezzo di vandalo che non è altro. Ma ha scassato. E devi pulire. Ma ha rovesciato la lavagnetta. No, ha sfondato la porta. Oh no, Laia ti vuole prendere. Laia ti vuole avere sicuramente. Devo rimpiazzare la porta o sarò licenziato. Ma non mica l'ho rotta io, non è giusto. Ah, devo andare al computer e ordinare la sostituzione. E quando la consegna? Ma che lavoro è? Scusa, ma io sono un infermiere, mica. È sempre... Ma non potete neanche vedere voi. No, purtroppo no. Ma è una modalità, è perfida questa modalità. È brutta, è cattiva. Sì, è infame. Li ha separati. No, tu stregato, meglio che sei morto, perché ti giuro, non ti si sopportava più. Ma Anna, tu perché sei morta? Io volevo averti al mio fianco. Anch'io volevo essere al tuo fianco, ma quel cucurrone mi ha preso da lì e ha fatto... Capito? Ma è stata colpa tua, perché corri come un granchio, a destra e a sinistra, come un'ubriaca. Perché mi devi dire... Bivi il vinello, bivi. Veniamo fuori? Va. Ma allora, ti dico la verità... È tranquillo. Non c'è nessuno qua fuori, Ma che ti vedono ancora? Tregatto ha dato fastidio un'altra volta. Scusa. No, non scusa nulla. Scusa ma nulla. Ma perché sono così deficiente? No, 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 scusami, Segniamo un buono. Vabbè, ottimo. Segniamo un buono qua, perché hai dato fastidio più di una volta. Poi non sei neanche... Ma ci sono anche le donazioni da fare nella modalità, in questa? Certo! Quanto si può donare come massima cifra? Fino a 50.000 Robux! Stre, ricarichiamo un po', va? Ma quanto? 5.000 almeno. Hai dato molto fastidio, Stre, però, Te lo devi ricordare, così te lo ricordi e non lo fai più. Giusto? È giusto! È giusto, è giusto. Quando una cosa è giusta, è giusto. Devo buttare la monnezza, vado, da solo. Vai, Lion, sei tutti noi! Qua la buttiamo. No. Lion, è arrivato il momento, mi sa. Di morire? Mi sa. La pistola non ce l'hai che più? Che succede? Ma ce l'avrei ancora, lo vedo, il pezzente è qua, ha ammazzato un cliente. Oh mio Dio. No, non ci posso credere. Beh, aveva rotto le palle di chiedere la medicina 2, questo. Ho la mia pistola e posso mandare, devo prendere la pistola e chiamare il 911 immediatamente. Lo faccio. Chiamo il 911 immediatamente. Come si fa? Non si può fare, non si può chiamare. Ecco qua, trova finita, il piede di porco finita. E apri la cassaforte. Il piede di porco. Aspetta. Qua? Ho preso il piede di porco, ragazzi. Apro la cassaforte. Ah, la mia pistola! Tutto! Giusto, ma io ho un'altra pistola, quindi non avrei neanche bisogno di questa. Comunque, apro lo stesso la cassaforte. Stregato, ricarichiamo i Robux nel frattempo, Ti sto ricaricando! E io non me ne dimentico, Dopo dobbiamo farti spendere. Bella! Che succede? Tieni la pistola in mano. Mi dice... Corri o nasconditi? Dice... Cosa hai fai? 27 secondi per nasconderti o correre. Io direi... Ti nascondi, muori. Dici? Anche nell'ambulanza? Secondo me sì, di brutto. Scelgo comunque di provare a nascondermi. Stai attento. Non so, mi metto qua dentro. Mi metto dentro l'ambulanza, dai, una buona idea? È una buona idea, anche nei bagni se no. No, no, l'ambulanza mi sembra un'ottima idea, mi metto proprio qua. Incrocio le dita per te, dai. Secondo me... Che ce la puoi fare? Però tengo la pistuola comunque. Allora mi sono nascosto nell'ambulanza. Ah no, mi sa che scappo con l'ambulanza. Vediamo, Sì, l'ho messa in moto. Vai da lì. Vai che te ne vai. Sono andato via. Ho vinto. Sei salvo. Sono salvo. Sono salvo. Mamma mia, finale. Sei scappato dal mostro. Avrei potuto provare ad ucciderlo. Però va bene così, mi accontento. Ma l'hai vinto, ma che bravo. Allora, stregato, ci è piaciuta questa modalità? Quello che abbiamo fatto. Vogliamo lasciare una donazione al creatore. Ma tu hai fatto molto male perché hai parlato sopra Anna con la tua vocetta da goblin. Ti scongiuro, 5.000 è troppo! E hai fatto molto male, tu hai biascicato, hai dato fastidio e... scusa. Ma 5.000 pesa molto, molto sul portafoglio. Va bene, vogliamo fare 1.000? Meno. Vogliamo fare 100? Senti, da 5.000 a 1.000 abbiamo tantissimo. 100, dai, solo 100. No, ma io ti siamo amo. Buono, lo faccio subito, lo faccio subito. Ragazzi, oggi però direi che abbiamo fatto abbastanza. Per cui ci fermiamo. Lasciate un pollice in su se volete vedere altre modalità paurose. Ce ne sono un altro paio simili a questa. Una come chef e ce n'è una come...
Non mi ricordo più. Però ce ne sono tanti. È altrettanto bella. Altri lavori. Però oggi vero ci salutiamo. Lion out. Ciao.